Del Presidente del Consiglio dei Ministri. Colleghi, 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 per favore. Grazie, grazie signor Presidente. Gentili deputate e gentili deputati, ho seguito con molta attenzione gli interventi e ho preso anche qualche appunto per non perdere anche l'ordine logico e cercare di rispondere quanto più possibile alle sollecitazioni che sono emerse, soprattutto con riguardo a quelli che sono i contenuti programmatici del progetto politico che vogliamo realizzare. Devo però osservare che molti degli interventi hanno rivolto lo sguardo al passato, sono stati incentrati sul passato piuttosto che sui contenuti programmatici che ho illustrato. Credo allora di poter interpretare meglio le istanze che sono state formulate facendo una premessa che riguarda il passato. In particolare, molti degli interventi da parte dei deputati e deputate della Lega, ma anche di Forza Italia, celano, lo dico senza alcuna offesa, delle forti reazioni emotive, dei veementi proclami. Allora, ho segnato anche... Colleghi, 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 per favore... Deputato Volpi, la richiamo all'ordine. Prego. Ho ascoltato in silenzio, senza interrompere, con molta attenzione, prendendo anche degli appunti sulle parole che sono state più spesso utilizzate e adoperate. Tradimento. Oltraggio agli italiani. Se questo collega Giulio Vigna, per favore. Addirittura sequestro del voto. Mi chiedo se la nostra Costituzione esiste ancora o è stata stracciata. Colleghi, facciamo proseguire il Presidente del Consiglio, prego. Permettetemi di dire, conosco la vostra abilità comunicativa, ma ripetere all'infinito queste parole non potrà cambiare la realtà dei fatti. Questa è una grande mistificazione. Colleghi, 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 la richiesta è chiara. Andiamo avanti. Il fatto di pensare che una singola forza politica, o addirittura il suo leader, possa decidere ogni anno, a suo piacimento e a suo arbitrio, di poter portare il Paese alle elezioni è responsabile. Colleghi, 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 facciamo continuare il Presidente del Consiglio, prego. La nostra Costituzione descrive
un assetto e un equilibrio istituzionale noto come democrazia parlamentare. Significa che voi parlamentari siete eletti dal popolo, ma il governo viene qui oggi a chiedere la fiducia. È così che si insedia un governo. Addirittura nel ribaltamento. Deputata Boldi, Molteni. Nel ribaltamento delle posizioni si accusa il Movimento 5 Stelle, che ha subito una scelta di tradimento. Assurdo. Il Movimento 5 Stelle, e io lo apprezzo per questo lavoro con loro e mi sento contento, fiducioso di poter costruire insieme a loro e con le altre forze politiche che hanno aderito a questo progetto nuovo, il Movimento 5 Stelle ha ritenuto di fare della coerenza con il proprio programma il centro della propria virtù politica. Deputato Vinci, Zoffili. Colleghi, questo comportamento da stadio è intollerabile per un'aula parlamentare. Prego di far proseguire il Presidente del Consiglio nelle sue repliche e dopo avrete la possibilità di intervenire. Andiamo avanti. Vedete, io non ho mai detto e non dirò mai che voi avete tradito. Mi rivolgo alla Lega. Dico, prego, che mentre il Movimento 5 Stelle è stato coerente al proprio programma, voi dimostrate di essere coerenti alle vostre convenienze elettorali. Andiamo avanti, colleghi. Se mi permettete, avete sbagliato giuramento, perché i ministri che hanno giurato, letteralmente, hanno giurato di tutelare l'interesse esclusivo della nazione, non del proprio partito. Deputati, in alcuni interventi. Deputato Claudio Borghi, per favore. Deputato Borghi. Colleghi. Questo. Deputato Sasso. Si presenta a voi non come è stato detto nottetempo, ma in modo libero, trasparente, in modo lineare, il Movimento 5 Stelle, il PD, Liberi e Uguali, hanno lavorato a un programma, una convergenza, e hanno elaborato un progetto da offrire al Paese per tutelare il bene del Paese. E ho usato non a caso due concetti: coraggio e responsabilità.
Nel mio intervento ho citato una filosofa, Hannah Arendt, che faceva la distinzione tra, in un volume, cos'è la politica, tra pregiudizi e giudizi. Spiego meglio. È chiaro che il Movimento 5 Stelle, PD, sono stati due forze politiche che si sono trovate all'opposizione, si sono trovate a vivere un'esperienza anche di contrasti aspri. Questo, colleghi, hanno dovuto superare, è stata, lo capisco, una decisione sofferta, i pregiudizi. Deputato Ferrari, la richiamo all'ordine, primo richiamo formale. Deputato Donina. Deputato Donina, la richiamo all'ordine. Commessi, se possono, gli assistenti parlamentari. Deputato Donina, le faccio un primo richiamo formale. Al prossimo, sulla sedia, non posso transigere. Colleghi, andiamo avanti. Colleghi, colleghi, anche questo concetto è chiaro. Prego, Presidente. Colleghi, è in corso la replica del Presidente del Consiglio. Non potete avere questo comportamento e non permettere di proseguire. Quindi l'Aula deve proseguire, il Presidente del Consiglio deve proseguire. Prego. Dicevo che le forze politiche che sostengono questo governo hanno dismesso i pregiudizi, che significa guardare al passato, a quel che è stato, consapevoli che siedono qui non nell'interesse proprio ma degli italiani, hanno deciso di assumere di fronte al Paese. Deputata Montaruli. Deputata Tateo, per favore. Colleghi. Prego. C'è stato il deputato Garavaglia, col quale io ho lavorato per mesi, fianco a fianco, che ha usato un'espressione, permettetemi di dirlo, la considero volgare. Volete rimanere imbullonati alle poltrone? Colleghi della Lega, colleghi della Lega. Bisogna
garantire al Presidente del Consiglio di poter terminare il proprio discorso. I commenti, le opinioni, le idee potete esprimerle dopo nei vostri interventi. Nei vostri interventi. Dopo potete... Deputato Cirielli. Presidente, vada avanti, prego. Deputata Meloni, la richiamo all'ordine. Deputato Lollobrigida, deputato Mollicone. Deputato Lollobrigida, richiamo all'ordine. Colleghi. Deputato Fi... Si può anche... Allora. Colleghi, dobbiamo proseguire. Andiamo avanti. Prego, Presidente. Dicevo, è un'espressione che non trovo appropriata, perché messa su questo piano per me una poltrona è fonte di responsabilità. Ma allora cosa devo pensare? Che volevate andare alle elezioni per avere più poltrone? Deputata Serracchiani. Deputata Paita. Deputata Gribaudo, la richiamo all'ordine, deputata Paita. Deputata Paita. Colleghi, dobbiamo andare avanti. Dobbiamo proseguire. Prego. Deputati. E per finire su questa declinazione lessicale, mi chiedo ancora, ma perché ministri che presentano una mozione di sfiducia non si dimettono? Andiamo avanti, colleghi, un po' di silenzio per favore. Gentili deputate e gentili deputati, questo però è il passato, noi dobbiamo guardare al futuro, e per quanto riguarda il futuro è importante afferrare un concetto, perché lo dobbiamo agli italiani, lo dobbiamo spiegare: la difesa... Deputato Zoffili. La Montaruli. Difesa... Scusi, Presidente. Prego. Deputata. Colleghi, dobbiamo andare avanti per forza. Alla fine arriveremo anche alla fine di questa giornata, come siamo arrivati alla fine di tante giornate. Quindi andiamo avanti. Colleghi, non è un modo di interloquire in quest'aula, lo sapete benissimo, quindi andiamo avanti e poi avrete i vostri interventi. Prego. Dicevo, difesa, come si difendono gli interessi nazionali? Spieghiamolo agli italiani. Abbiamo concezioni diverse su questo punto. Mi sembrava che per 14 mesi avessimo
una concezione coincidente. Adesso scopro che non è così. Allora, per me difendere gli interessi degli italiani significa perseguire gli obiettivi che stanno a cuore agli italiani e che tornano utili per il bene comune del nostro paese. Significa ottenere per l'Italia di scongiurare una infrazione per due volte, un'infrazione che avrebbe comportato gravi conseguenze per il nostro sistema economico, politico e sociale. Significa lavorare nell'avvio di legislatura per offrire al nostro Paese la prospettiva, che adesso sfrutterà pieno, di poter recitare un ruolo nel nuovo assetto di questa nuova Europa. Significa ottenere, rivendicare e riuscire a ottenere per il proprio Paese, quindi a tutela degli italiani, un portfolio economico di primaria importanza. Significa prendere parte a tutti i consigli europei, a tutti, ci siamo intesi, e non a nessuno. Arrivare preparati, studiare i dossier, perché lo devo agli italiani, lo dobbiamo agli italiani, cercare di negoziare e partecipare attivamente per cercare di orientare i negoziati, le discussioni a tutela degli interessi degli italiani. Ecco, quindi siccome volete accreditare di sudditanze psicologiche o altro, non riesco a capire di cosa parlate. Detto questo, veniamo alle questioni invece che riguardano i contenuti programmatici, guardiamo al futuro. Avete toccato tra le varie questioni, avete descritto alcuni interventi. Tateo, deputata Tateo, per favore. Alcuni interventi hanno descritto. Deputato Rampelli. Prego. Diciamo che, lo dico alla Lega, ai deputati della Lega, diciamo che anche con l'Alleanza Europea non mi avete per niente aiutato, eh. Ma veniamo a noi, dicevo, reddito di cittadinanza. Qualcuno si è interrogato, ma allora cosa farete del reddito di cittadinanza? È una misura di protezione sociale che rimarrà assolutamente in piedi, anzi la dobbiamo implementare, dobbiamo monitorare la sua attuazione, la fase attuativa, è stato sempre detto. Quindi non è messa in discussione, è stato sempre detto che è una misura che non deve avere una finalità assistenziale, deve servire a recuperare al circuito lavorativo persone esiliate, emarginate in questo momento, e che proprio perché esiliate dal circuito lavorativo non hanno la possibilità di partecipare, come scrive l'articolo 3, secondo comma della Costituzione, non possono concorrere alla vita democratica, politica, economica, sociale, culturale del nostro Paese. Non intendiamo affatto quindi smantellare le misure di protezione sociale, di welfare, ma anzi nel programma, io l'ho già anticipato, nei 29 punti che costituiscono la nostra base programmatica, la base programmatica dell'azione di questo governo, le misure di welfare a favore dei redditi più svantaggiati, delle famiglie numerose, delle persone con disabilità, saranno al centro della nostra azione. State tranquilli. È stato detto che non abbiamo e non prestiamo attenzione al mondo delle imprese. Permettetemi, assolutamente è
fuori quadro un'osservazione di questo tipo. Noi favoriremo, l'ho detto anche nel mio intervento, ovviamente ho dovuto riassumere, favoriremo il maggiore dimensionamento di quella che è la struttura, la trama produttiva più florida, più solida del nostro paese, in particolare delle piccole e medie imprese. Vogliamo rafforzare il sistema dell'export, non mi ripeto, perché è chiaro che soprattutto le piccole imprese, che hanno anche, producono beni, servizi di eccellenza, ma hanno difficoltà, se non supportate al sistema Italia, a far conoscere e quindi a esportare i loro prodotti all'estero. Ma vorrei dire che, e ne sono sempre stato convinto, il modo migliore per favorire il sistema produttivo non è, vedete, soltanto offrire una riforma fiscale, e qui siamo molto ambiziosi, un'ampia riforma fiscale. Certamente pensiamo anche di poter alleggerire, questo è l'obiettivo, la pressione fiscale, ma vogliamo anche creare un'alleanza tra amministrazione finanziaria e le imprese in particolare. Ma ancora di più, quello che sicuramente ci chiedono gli imprenditori e che cercheremo di realizzare e perseguire con tutto il nostro impegno e con la fatica quotidiana è di ridurre la burocrazia che esiste in questo Paese. Riuscire a semplificare il quadro normativo, rendere più celeri, più spedite i procedimenti, le procedure amministrative. Noi vogliamo che le imprese e quindi anche i cittadini possano relazionarsi con la pubblica amministrazione per quanto necessario, tempi rapidi e celeri. E un altro pilastro che ci chiedono le imprese è quello di una giustizia celere. Qui non si tratta soltanto di ottenere degli accertamenti, verifiche giudiziali in tempi rapidi, significa anche di poter, per esempio, mettere in esecuzione un titolo giudiziale, quindi un credito, quanto prima possibile. Da questo punto di vista, il ministro Bonafede offre tutte le garanzie di continuare. Colleghi, prego, vada avanti. Un progetto, Ettore, per favore, al quale aveva iniziato a lavorare già. Ancora, Nord. Il Nord avrà tutte le attenzioni da parte di questo governo. È ovvio, quando ragioniamo di un piano straordinario per il Sud, volto a rilanciare non solo il Mezzogiorno ma l'intera Italia, non significa che trascureremo il Nord. Al Nord noi guardiamo perché abbiamo un impegno preso insieme, quello di realizzare il progetto di autonomia differenziata. Lo dobbiamo ai tanti cittadini veneti, lombardi, emiliani, a tutte quelle comunità regionali che hanno chiesto di percorrere questo progetto di riforma che è previsto dalla Costituzione. Semplicemente lo faremo, l'ho già anticipato, con le cautele che ci consentiranno di non dividere in due ancor più l'Italia. C'è stato contestato in un intervento, è sparito il ministro delle disabilità. Attenzione, ho chiarito, non è affatto sparito. E le associazioni che ho ascoltato durante la fase delle consultazioni che hanno preceduto la formazione di questo governo mi hanno chiesto espressamente, congiuntamente, di poter tenere questa delega presso la Presidenza del Consiglio. Quindi ci sarà. Guardate, ci sono anche i resoconti delle consultazioni, non speculate. Ci sarà quindi un sottosegretario
con delega per le disabilità. Su questo punto siamo, il nostro programma ha le idee molto, esprime idee e una visione molto chiara. Ci hanno richiesto le associazioni, inclusione sociale, scolastica, finanche sportiva, lavoro di qualità, un migliore e più efficace contrasto alle violenze, agli abusi. Ci hanno chiesto semplificazione amministrativa. Noi saremo determinati a offrire tutto questo, lo dobbiamo per le famiglie che vivono questo disagio familiare, questo disagio sociale. E vi aggiungo anche, ma su questo c'è accordo con le forze politiche che sostengono questa esperienza di governo, che c'è un progetto di codice per le disabilità. È una legge delega e offerta all'apporto anche delle nuove forze politiche, con quella lavoreremo celermente per dare al mondo delle disabilità un decreto legislativo delegato quanto prima possibile. Prego. È stato contestato che non prestiamo attenzione al tema della sicurezza. Ci sono due punti dei 29 del programma di governo dedicati alla sicurezza. In particolare abbiamo letteralmente convenuto che occorre offrire maggiore tutela, valorizzare il personale della difesa, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. Questo riguarda il comparto della sicurezza e del soccorso pubblico. Quindi state tranquilli, pensavate di aver ipotecato la rappresentanza, il presidio di un comparto, ma non è così. È inaccettabile per il governo che chi presta il proprio servizio per proteggere i cittadini e il paese sia costretto a operare in condizioni di carenza di mezzi e di personale. Occorre quindi agire per offrire, potenziare mezzi, per rinforzare il personale e per consentire a chi svolge un'attività di protezione di essere messo nelle condizioni di svolgerla a meglio per se stessi e per i cittadini a cui si offre protezione. E questo riguarda anche la tutela della sicurezza nei centri urbani, con particolare riguardo alle periferie, che non dobbiamo abbandonare. Ancora, sistema carcerario, un intervento della deputata Polverini ha richiamato l'attenzione al sistema carcerario. C'è una strada qui che direi potremmo assolutamente privilegiare, della concreta riabilitazione dei detenuti attraverso il lavoro. È pronto già un investimento di 110 milioni, questo per quanto riguarda lavori edili. A questi si aggiungono anche 15 milioni di sgravi fiscali per le imprese che offrono, assumono persone detenute. Dobbiamo partire da queste misure per incrementare, continuare a investire, anche penso ai lavori di pubblica utilità. Sono stati già sottoscritti, non vorrei ricordare male, all'incirca 23 tra protocolli, convenzioni, anche con le principali città d'Italia. Dobbiamo continuare a investire in quella direzione. Ancora, gli asili nido, è stato detto, ma noi lo facciamo già in Lombardia. Sì, però se leggiamo con attenzione i dati... Deputato Zoffili! Andiamo, colleghi del Movimento 5 Stelle. Deputato Zoffili, faccia finire l'intervento del Presidente del Consiglio. Deputato Zoffili, andiamo avanti. Prego, Presidente. Ho il massimo rispetto, vede, per i cittadini lombardi. Non so se tutti i cittadini lombardi condividano il fatto che lei mi interrompa. Deputato Guidesi.
Colleghi, andiamo. Colleghi, proseguiamo. Proseguiamo. Il deputato Zoffili. Deputato Zoffili, la richiamo all'ordine. Perfetto, andiamo avanti. Prego. È stato obiettato che gli asili nido in Lombardia sono già gratuiti. Sì, è vero, però offrono solo un posto a un bambino su quattro. Noi vogliamo offrirlo agli altri tre. E soprattutto, quindi anche in Lombardia interverremo. E soprattutto vogliamo che questa prestazione costituisca oggetto di un diritto e non di un servizio a domanda individuale, quindi sia a beneficio di tutti coloro che non se lo possono permettere. Dobbiamo offrire una maggiore, più estesa copertura. Governo e Parlamento. Questo governo ha una grandissima sensibilità per quelli che saranno i rapporti con il Parlamento, per la centralità del Parlamento. Da questo punto di vista ci faremo carico di rispettare appieno il ruolo, le prerogative del Parlamento, il che significa anche delle forze di opposizione. In particolare cercheremo di limitare, ci impegneremo a lavorare con metodo in modo da veramente relegare la decretazione d'urgenza, come prevede la Costituzione, soltanto ai casi veramente straordinari di necessità e urgenza. Al ministro D'Incà toccherà un lavoro molto gravoso, lavoreremo insieme per avere un dialogo costante con il Parlamento, con i capigruppo, sarò a disposizione anch'io, vi incontreremo e se del caso anche con i presidenti delle commissioni per avere un dialogo quanto più possibile aperto e proficuo e prevenire anche eventuali disfunzioni o comunque qualche deficit di comunicazione e rapporto tra governo e Parlamento. Tutti i membri del governo saranno impegnati a presidiare, a interloquire sempre puntualmente con il Parlamento e con le commissioni. Termino con un riferimento al terremoto e mi sembra quantomeno ingiusto, veramente ingiusto, dire che non c'è stata attenzione per i territori terremotati, per le popolazioni, comunità terremotate. Ma questo governo nasce nella piena consapevolezza che le misure sin qui adottate non sono sufficienti ed è per questo che al punto 9 del programma abbiamo esplicitamente menzionato anche la necessità di ulteriori provvedimenti, ma in particolare, e qui guardate, prospettiamo una soluzione che si offre anche al dibattito con le forze di minoranza, dobbiamo assolutamente varare una riforma organica che possa essere utilizzata in ogni caso di calamità naturale o di evento sismico. Lo dobbiamo fare una volta per tutte adottando quello che è il modello più efficiente sin qui sperimentato nel corso dei decenni. Noi non possiamo permetterci, ogni volta che c'è una calamità del genere, di introdurre dei decreti ad hoc e poi semmai modificarli in corso di attuazione. Dobbiamo offrire. Deputato Francassini. Deputato Francassini, non sta in questo momento interloquendo lei. Deputato Francassini, poi la richiamo all'ordine. Prego. Ma è proprio quello che dicevo. È offerto soluzioni di questo tipo, misure di questo tipo. Non possono essere solo questioni di maggioranza o minoranza. Se c'è quindi il vostro contributo, ben venga. Vi ringrazio per l'attenzione.
Passiamo